Buongiorno a tutti, sono Angela Bianco, dottoranda del Dipartimento di Agrario dell'Università di Sassari e faccio parte del team di ricerca della professoressa Budroni all'interno del progetto BR, il progetto cluster sulla sviluppo sostenibile della birra artigianale in Sardegna. In particolare, nel mio lavoro di ricerca mi occupo di trovare soluzioni nella valorizzazione delle trebbie di birra. Inerente al progetto, mi occupo principalmente di valorizzare le trebbie per il vermicompostaggio. Che cosa è il vermicompostaggio? Il vermicompostaggio è una trasformazione della sostanza organica, quindi della materia organica, attraverso il quale otteniamo un materiale che viene chiamato vermicompost, dove collaborano, cioè esiste una sinergia tra i lombrichi e i microrganismi. Infatti, per quanto riguarda il vermicompostaggio, questo avviene in due fasi. Una prima fase, che è detta attiva ed è principalmente dovuta all'azione dei lombrichi, che hanno di destrutturare e disgregare la sostanza organica, e poi c'è invece una seconda fase, che è quella di maturazione, dove si sussegue l'allontanamento dei lombrichi e una maturazione microbiologica da parte dei microrganismi presenti, che continuano a trasformare la sostanza organica in sostanza unica. I lombrichi. La particolarità del nostro vermicompostaggio: noi utilizzeremo per alimentare i lombrichi, che normalmente vengono alimentati da letame bovino, utilizzeremo le trebbie. Le trebbie originano principalmente dall'estrazione al caldo del malto d'orzo durante la produzione della birra. Quando vengono prodotte, le trebbie hanno un elevato tasso di umidità, circa l'85% del loro peso, e queste, diciamo, questa umidità caratterizza una scarsa conservabilità, poiché le rende attaccabili microbiologicamente da appunto diversi microrganismi, diverse muffe decompongono. Che cosa consiste l'allestimento della nostra lettiera per il vermicompostaggio? Noi andremo ad alimentare i lombrichi con le trebbie. Queste trebbie, come dicevo prima, appena prodotte sono molto umide, per cui normalmente vengono utilizzati diversi metodi per rendere conservabile, tra cui l'essiccazione. Ma come potete capire, l'essiccazione è un dispendio di denaro e di energie per quanto riguarda i vestiti o le altre aziende che vorrebbero utilizzare le trebbie e conservarle, e quindi noi vogliamo trovare un modo che sia eco-friendly ed ecosostenibile a basso costo per poterle rendere immediatamente riutilizzabili. Come ricercatori abbiamo stabilizzato le trebbie microbiologicamente sottoponendole a un trattamento appunto stabilizzazione microbiologica con il microbiota naturalmente presente nelle loro trebbie, monitorando la temperatura, il pH e l'umidità. Quindi a distanza, diciamo, per 2 mesi di tempo, le trebbie si sono stabilizzate e sono diventate appetibili per i nostri lombrichi, che hanno comunque diverse parametri che vanno osservati per quanto riguarda la loro alimentazione. I lombrichi sono molto suscettibili a basse temperature, elevate temperature, il loro range di temperatura ottimale è tra i 15 e i 28 gradi. Il loro pH ottimale è tra i 5 e i valori compresi tra 5 e 8, e inoltre hanno necessità di un'umidità del substrato nel quale vivono, e quindi della lettiera, intorno all'80-90%. Quindi, tenendo tutti quanti questi accorgimenti e stabilizzando le trebbie, noi adesso vi faremo vedere come allestire una lettiera da vermicompostaggio alimentando i vostri lombrichi con le trebbie di birra stabilizzate. Mi trovo in questo momento presso la cooperativa Gena Prato di Sassari, insieme a un'altra azienda che è l'azienda Bioti Sardegna, per proprio allestire e farvi vedere passo passo in cosa consiste
allestire una lettiera da un metro quadro per produrre il vostro vermicompost. Il vermicompost ottenuto dai lombrichi alimentati da trebbie, e abbiamo un ottimo ammendante di elevata qualità, privo di microrganismi patogeni, privo di micotossine, con un rapporto carbonio-azoto che rientra nei parametri del decreto legislativo 75 del 2010. Ora direi che dopo questa breve introduzione possiamo passare direttamente all'aspetto applicativo, e quindi a come costruire una lettiera e come alimentare i nostri lombrichi.